Lega Unica Opposizione per evitare la cancellazione del reato di immigrazione clandestina. Mi spiace perché speravo che il Movimento 5 Stelle fosse diverso. Invece voteranno con PD e Vendola, problema loro, lo racconteranno ai loro elettori. Ma secondo lei questo decreto di tutela per i detenuti servirà ad alleggerire il peso dei carcerati? Sì, servirà ad alleggerire anche le tasche dei cittadini che continueranno a essere scippati e derubati dalle stesse persone che poi in galera ci rientreranno. Quindi se devo scegliere, scelgo prima di tutelare chi... E queste forme alternative per svuotare le carceri, secondo lei? La polizia non ha uomini per andare a fare le verifiche oggi, secondo lei ha uomini per andare a controllare che 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 persone mantengano gli arresti domiciliari? Guardiamoci in faccia, ridiamoci sopra e diciamoci di no. Ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per il modo in cui vengono trattati? La via l'abbiamo proposta a Bruxelles e Bruxelles dovrà dare una risposta da parte della Commissione. I detenuti stranieri scontino la pena a casa loro ed un botto risolviamo il problema delle carceri e anche un problema economico non da poco, perché ci costano 2 miliardi di euro. La soluzione della Lega quale sarebbe? Ho detto, chi sbaglia paga fino alla fine, lo straniero che sbaglia paga fino alla fine a casa sua. Quali sono i punti di contatto fra la Lega e Le Pen? La difesa del lavoro, un'Europa lontana dalle banche ma vicina all'agricoltura, al commercio, agli artigiani, il no all'immigrazione incontrollata, il no al fanatismo islamico, il no all'euro e il recupero della sovranità monetaria, perché senza moneta non si rilancia il lavoro. Ma quello di Le Pen è un partito fascista? Assolutamente no. Fra brutti, cattivi e fuorilegge andiamo d'accordo.